springen wir zurück ins Jahrzehnt und in Jahrzehnt 1963. Note for Dried and Living Bodies è una serie di opere che ho iniziato nel 2014. Sono delle sculture bidimensionali realizzate con delle foglie di piante che vengono raccolte in orti botanici o comprate nei mercatini vietnamiti a Berlino, dove servono per guarnire i cibi dei ristoranti, appunto, Viet Thai, e su cui ho deciso di stampare degli immaginari di natura, ovvero quello che l'uomo ha sempre pensato della natura, o dei progettisti, come per meglio dire, che utilizzavano una specifica idea di natura per i loro scopi, per darsi ragione, per dare acqua al proprio mulino. Ecco, ho preso queste idee più o meno utopiche, più o meno politiche, e ho deciso di testarle direttamente su quello di cui parlavano, quindi sulla natura. Ho preso carte da parate di William Morris, disegni per carte da parate di Ettore Sozzas, fine a Vestette, oppure Fortunato De Pero, quindi alla fine si va molto a parlare di avanguardia, di utopia, di progetto sulla realtà, e le ho letteralmente fatte stampare su delle foglie essiccate. Quello che risulta è un bizzarro matrimonio, sia in termini pratici, nel senso che sono stampe molto particolari e abbastanza difficili da ottenere, cioè ovviamente anche un risvolto pratico e, come dire, molto gradevole in termini squisitamente iconici. E una cosa molto importante è che questa sia una serie di lavori, quindi una indagine che non si esaurisce nelle poche immagini che magari lo spettatore incontra alla GAM, ma in una ricerca di più ampio spettro.